Rosangela Pesenti, ciò che mi ha colpito nella sua lettera alle donne che hanno convocato la manifestazione del 13 febbraio è stato il richiamo ad utilizzare forme di protesta alternative. Lei propone lenzuola o sciarpe, bianche o colorate, da appendere ai balconi. Ora, questa sua proposta è nata dall'esigenza di una maggiore visibilità in periferia e nei piccoli centri, ma io ne faccio una questione di differenza. Perché, secondo lei, le donne ancora oggi ricalcano forme tradizionali di protesta rinunciando alla loro originalità e creatività? E questo accade proprio in un'occasione come quella del 13, cioè una manifestazione per ribadire la propria diversità. Perché le due grandi agenzie che nel mondo contemporaneo trasmettono la cultura, e cioè la scuola e i media, non hanno mai trasmesso la cultura politica delle donne, che è stata sempre assolutamente cancellata. Le donne da sempre hanno inventato, sono quelle che hanno inventato i sit-in, l'autoconvocazione, hanno inventato la non violenza, questo si trova anche negli scritti di Gandhi. Eppure viene sempre cancellata l'origine femminile di tutte le forme di protesta più creative. La scuola e i media hanno una responsabilità gravissima, e con questo voglio dire le istituzioni pubbliche e quelle istituzioni private della borghesia, della grande borghesia, che tengono saldamente nelle mani il potere di pochi. In occasione dell'appello Ora basta, lanciato alle donne da Concita De Gregorio, in particolare a madri, nonne, figlie e nipoti, Luisa Muraro prende le distanze da qualunque tentativo di ricorrere alle donne per delegittimare il capo del governo. Da una parte difende le sex workers, in quanto soggettività libere di vendere prestazioni sessuali, d'altra parte rifiuta di farsi reclutare come paladina di una etica politica che gli addetti ai lavori, cioè i politici, non hanno saputo difendere. Lei che cosa ne pensa di questa presa di posizione? Io penso che dopo il femminismo le donne comunque esprimono soggettività politiche diverse, e queste soggettività politiche vanno prese per quello che sono. Io credo che chiamarsi fuori in questo momento sia un grave errore politico e una forma di snobismo che è assolutamente fuori dal tempo. Dico snobismo politico perché credo che si possa trovare un modo di protestare insieme ad altre donne su piattaforme che ci rendono vicine. Come ho scritto, è il momento in cui possiamo mostrare delle differenze, ma chiedendo, perché non dobbiamo chiedere a gran voce le dimissioni del capo del governo? Molti di noi che andranno in piazza o manifesteranno in altro modo sono ben consapevoli che lui è soltanto il paravento di un sistema di potere. Io l'ho scritto nel mio documento, e la questione è un sistema di potere. La questione è in che modo hanno tagliato fuori le donne dalla politica in Italia, attraverso meccanismi partitici e attraverso l'arruolamento di donne funzionali al patriarcato, cioè al sistema di potere tradizionale. Arruolamento di queste donne sia nella politica. E non parlo soltanto di escort e veline, ma anche dei fondamentalismi religiosi, anche del fondamentalismo cattolico. Sono state arruolate donne di questo tipo a sostegno appunto del patriarcato e della subalternità delle donne, della ruolizzazione delle donne. Nella sua lettera, nel suo documento, lei ha toccato un altro tema cruciale, la cancellazione della storia politica delle donne italiane. Ce ne parla un po' più diffusamente? Io insegno storia da 30 anni nel liceo, e dopo aver a lungo studiato, sono un'insegnante studiosa come molte insegnanti, tantissime insegnanti che tengono in piedi la scuola italiana, dichiaro con come dire, una certa forza e chiarezza che la storia che si insegna a scuola è un falso, perché senza il 50% della popolazione, senza avere dei criteri che tengono conto di questo 50% e lo rendono influente, cancellato, insignificante, questa storia che insegniamo è falsa, cioè non è così il Risorgimento, non è così la Seconda Guerra Mondiale, e io credo che i libri di storia falsificano proprio questo. Oltretutto la scelta, perché io credo che sia una scelta, non c'è buona fede in questo, di non trasmettere la storia politica delle donne, è una
una mancanza gravissima. La storia è un patrimonio, soprattutto la storia politica, che va restituita ai giovani, ragazze e ragazzi, per intero. Perché io sono una donna e ho letto con grande utilità mia libri di uomini. Credo che altrettanto potrebbero fare gli uomini leggendo libri di donne e leggendo la storia delle donne e capendo la storia politica delle donne.